Realizziamo insieme la mia versione dei brownie al cioccolato fondente. Passiamo subito all'elenco degli ingredienti che ci occorrono. In primis andremo ad utilizzare 150 g di burro. Qui il mio piccolo segreto: utilizzo un burro che è già salato, quindi questo mi permetterà di non utilizzare il sale aggiuntivo. Vado a utilizzare 150 g di zucchero semolato. Mi occorrono 200 g di cioccolato fondente, questo è al 70%. 50 g di cacao amaro in polvere. 120 g di farina 00 WO per gli amanti del paese a stelle e strisce, 3 uova a temperatura ambiente, una bustina di vanillina o potete usare la vaniglia in baccello o ancora l'estratto di vaniglia e infine, ma non per importanza, utilizzo 100 g di nocciole. Potete sostituirlo anche con degli anacardi oppure con delle mandorle, come preferite. Elenco breve ma esaustivo di tutti gli ingredienti è terminato qua, andiamo subito ai procedimenti, ma prima vi beccate la sigla! La prima cosa che andiamo a fare è mettere un po' di acqua dentro un pentolino sopra il fuoco e la portiamo dolcemente in ebollizione. Dopodiché andiamo a metterci una boule sopra e cucineremo a bagnomaria il cioccolato e il burro. Cosa molto importante, la boule non deve toccare direttamente l'acqua in ebollizione, altrimenti poi rischiamo di vanificare questa preparazione dolce. Andiamo a inserire all'interno i 200 g di cioccolato e iniziamo a farlo dolcemente sciogliere. Man mano che il cioccolato si scioglie, aggiungiamo all'interno anche il burro, che è già abbastanza morbido. Comunque, anche questo sono 150 g tutto all'interno. Vedete come in pochi minuti il cioccolato si sta già sciogliendo con il burro. Continuiamo così, stiamo attenti a non esagerare con la fiamma. Lo facciamo sciogliere delicatamente. Eccolo qui, l'operazione è abbastanza veloce. Il cioccolato e il burro si sono amalgamati e sciolti perfettamente. È il momento di tirare via dal fuoco la boule e procedere con le nostre operazioni. Intanto che il cioccolato si raffredda, andiamo ad amalgamare le uova con lo zucchero. In un'altra boule andiamo a riempire e aprire le 3 uova all'interno. E iniziamo a sbatterle. Vado a inserire un poco alla volta anche lo zucchero. Ecco qua, montiamo le uova con lo zucchero, ma non totalmente, le lasciamo ancora così, diciamo a un 60-70% dal totale del nostro volume. A questo punto, sicuri che il cioccolato è arrivato a temperatura ambiente, possiamo unire le due preparazioni. Vado a inserire dentro il cioccolato. Abbandono le fruste e proseguo manualmente con una marisa ad incorporare tutti gli elementi. A questo punto mettiamo un colino con le maglie fini e andiamo a versarci all'interno la polvere di cacao e la setacciamo. E ripetiamo la stessa operazione anche con la farina. Vedete come si mantiene bello cremoso. Inserisco la vanillina. Lascio l'impasto da parte un attimo e vado a triturare le nocciole. Inserisco metà delle nocciole dentro un trituratore. Chiudiamo il coperchietto magico. E le vado a triturare grossolanamente. Basta così. Aggiungo all'impasto sia le mandorle intere e quelle triturate e vado a mescolare il tutto. Prendo un contenitore rettangolare, ci inserisco all'interno un po' di burro e vado a spennellarlo un po' ovunque. Inserisco all'interno una carta da forno, così vedete col burro come
aderisce perfettamente ai bordi. La teglia è pronta, andiamo a mettere dentro l'impasto. Vado a spatolarlo un pochino in modo da renderla uniforme dappertutto. Guardate che bellissimo colore che ha. Perfetto. Ora lascio l'impasto qualche minuto nel frigo in modo da dargli uno shock termico. Accendo il forno, lo preriscaldo a 180 gradi e poi forno per 35 minuti. Andiamo a sfornarlo. Ecco qua il brownie. Allora, su, è rimasto bello croccante, ancora troppo caldo, però andiamo comunque a provare a fare un po' di tagli. Molto bene, così vediamo anche l'interno. Belli che tagliati, sono pronti a tocchettoni, blocchi di cioccolato. Guardate come sono spettacolari all'interno. La mia versione dei brownie. Afferriamo qua questa qui, la vittima sacrificale. Me lo prendo qui, guardate dentro come ci sono tutte le nocciole spettacolari. Mi metto a favore di camera. Sono ancora un po' caldi, qui bisogna aspettare che diventino un pochino freddi, vanno tenuti nel frigo, si ammorbidiscono, va tenuto, devono riposare, però noi non possiamo aspettare, io vado lo stesso, quindi vado col primo morso. Guardate come è rimasto all'interno. La cosa che risalta subito è la crosticina qua sopra. Questa qui fa un contrasto meraviglioso. Il cacao in questa preparazione la fa da padrona. Qui l'unica cosa da tenere presente è come li vogliamo ottenere. Allora, per avere un risultato così piuttosto croccante dobbiamo andare sui 40 minuti di cottura. Se invece vogliamo che dentro siano ancora più morbidi e risultano ancora più soffici, allora ci manteniamo tra i 30-35 minuti, non di più. Come avete visto, l'esecuzione è veramente semplice, ci vuole davvero poco. Li potete preparare, questi poi vi garantisco che tra un paio di giorni, dopo che li avete conservati ermeticamente nel frigo, saranno ancora più buoni. Io spero che, come sempre, questa ricetta vi abbia dato uno spunto per cimentarvi tra i fornelli. Se così fosse, lasciatemi un like e scrivetelo nei commenti. Iscrivetevi al canale se vi fosse venuta voglia. Come sempre vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima video ricetta. Ciao a tutti dalla Crapa Pelata. Ciao belle gioie, ciao. Mamma mia, tempo di raffreddamento. Con questo il frigo non lo vede nemmeno.